Gianni Colacione per Libre TV, oggi 1 luglio 2014, siamo in una location che dopo vedrete meglio, siamo davanti alla sede del Sant'Uffizio a Roma e parliamo di un libro. Parliamo di un libro intitolato Lettere eretiche di Paolo Izzo, l'editore è Stampa Alternativa, ne parliamo con l'autore, questo è un libro, una raccolta di lettere che sono state pubblicate nella varia stampa italiana. E poi ne parleremo bene con l'autore, con premessa e introduzione di Rita Bernardini e Luigi Cancrini. Ci sono peraltro in questo libro, che è diviso in tre sezioni, queste lettere sono state raccolte in tre sezioni, le lettere laiche, lettere politiche e lettere etiche, anche gli interventi che poi sarebbero le risposte, se non erro, che alcuni personaggi importanti come Corrado Augias, Stefania Rossini, Umberto Calimberti, Sergio Romano, Michele Serra e altri hanno dato a queste lettere che Paolo Izzo ha inviato ai quotidiani. Parliamo di un periodo che va più o meno dal 2007 al 2013, se non erro. Ne parliamo con Paolo Izzo qui davanti alla sede del Sant'Uffizio. Paolo Izzo qui con noi, lo ringraziamo di essere qui su Libre TV per illustrare appunto questo libro, per presentare questo libro a numerosissimi fans e spettatori di Libre TV. Allora Paolo, questo libro si apre con una un'introduzione che praticamente è un aneddoto molto, molto simpatico che si riporta alla tua infanzia e ricorda, o meglio, citi un personaggio importante. Di che si tratta? Ce lo vuoi raccontare? Certo, grazie intanto a Libere TV. L'episodio è che io, insomma, da adolescente scrissi una prima lettera a un quotidiano, il quotidiano La Repubblica, la scrissi a macchina ovviamente perché all'epoca, insomma, ancora si batteva a macchina, e la scrissi a Eugenio Scalfari, allora era il direttore di Repubblica. Il mio cruccio era che, siccome si stava allargando il buco dell'ozono, almeno così ci dicevano i giornali e le televisioni, io chiedevo a Scalfari se non fosse possibile far costruire delle centrali che producessero ozono e che lo mandassero in un'atmosfera per colmare questo buco. Scalfari non mi pubblicò la lettera, si capiva che era l'ingenua domanda di un adolescente, però mi rispose anche lui scrivendo a macchina, mi arrivò la lettera a casa e la cosa ovviamente mi piacque perché pensai che una persona illustre, all'epoca insomma non avevo ancora iniziato i miei scontri con i direttori di giornali, ma una persona illustre perdesse il tempo per rispondere a un ragazzo. Poi magari ho scoperto che ci sono anche delle redazioni dietro queste cose, magari non è stato lui esattamente a scrivermi quella lettera, però mi rimase molto impressa questa cosa. Ovviamente quando sono poi passato tanto tempo e sono diventato giornalista, ho iniziato a fare lo scrittore, e allora da lì è iniziata questa sorta di fissazione che le rubriche delle lettere sui giornali siano uno spazio effettivamente libero, o almeno meno contaminato dell'informazione, in cui poter esprimere brevi opinioni che poi sono, come ha detto, me ne so, una volta Bordin, lusingandomi assai durante la rassegna stampa di Radio Radicale, dei piccoli editoriali. Ecco, siccome io da giornalista vorrei fare l'editorialista piuttosto che la cronaca, o semplicemente appunto la cronaca anche politica, questo per adesso, come dire, mi basta avere una sorta di mia rubrica personale che poi si estende su tutti i quotidiani, per cui quando non mi pubblica qualcuno mi pubblica qualcun altro, e io è come se avessi un blog di carta che poi viene poi riportato in un blog, o in questo caso, come nel caso del libro edito da Stampa Alternativa, in un libro vero e proprio. Quindi l'affetto per la carta e per la penna, per la macchina da scrivere, rimane simboleggiato da questa pubblicazione, sia prima sui giornali sia adesso in un libro. Paolo, tu svolgi anche un'attività politica, sei segretario di un'associazione radicale che si chiama Radicali Roma, e in qualche modo in questo libro, tramite appunto la trattazione di tutti questi temi che vanno dall'ingerenza del Vaticano, ovviamente il titolo è Lettere eretiche, insomma, diciamo, già preannuncia un po' il sapore, ma oltre all'ingerenza del Vaticano si parla di diritti civili, soprattutto e molto spesso di donne, denuncia delle violenze che subiscono, ma anche la concezione di esse, che direi insomma un po' antica, nega il rispetto spesso all'autodeterminazione, ma anche rispetto alla salute, e peraltro purtroppo è anche diffuso, diciamo, questa mancanza di rispetto in modo eufemistico in varie latitudini del mondo.
Ma c'è anche, si parla anche di immigrazione, si parla anche dei cosiddetti temi etici, fine vita. Insomma, è un modo questo per testimoniare anche la tua attività politica, sono tematiche radicali da sempre. Beh, credo che in effetti le tematiche radicali siano, voglio dire, coperte quasi tutte. Forse manca un discorso, che ne so, sull'obiezione di coscienza del servizio militare, perché magari, ecco, mi è sfuggita l'occasione, oppure è una cosa di cui non si è parlato abbastanza sui giornali. Ma penso che nella parte, nella sezione che tu hai giustamente richiamato, delle lettere politiche, i temi radicali siano sviscerati tutti, ma lo sono come eresia, proprio perché sono temi che trovano difficilmente spazio sui giornali, e quindi quello della lettera è un mezzo. A volte addirittura ho, da segretario radicale di Roma, ho fatto dei comunicati che sono stati ignorati dalla stampa, il giorno dopo li ho trasformati in lettera ed erano su tutti i giornali, come se i giornali stessi si rendessero conto che la pagina delle lettere è una realtà quasi virtuale, dove sembra che tutti si sfoghino più che altro e non diano un messaggio compromettente per il giornale o per la faziosità di quel giornale. Diciamo che invece per noi è comunque un successo che quel tema sia rappresentato anche in poche righe, ma magari in uno spazio maggiore di quello che dedicherebbe un giornalista dando una notizia che ci riguarda. Sì, poi leggendo il libro si vede che, insomma, la trattazione è il risultato anche di uno sforzo di sintesi, ma anche una ricerca di un linguaggio, insomma, che ovviamente è studiato anche perché possa essere compreso da tutti i lettori del giornale, quindi, insomma, abbastanza semplice. Infatti il libro si legge molto bene. Il periodo, diciamo, di queste lettere va un pochino a cavallo tra la fine del papato di Ratzinger, di Benedetto XVI, e l'inizio di quello di Bergoglio, di Francesco, cioè praticamente la fine di una posizione, diciamo, ufficialmente, adesso non sono esperto, ma insomma un po' ortodossa, se non addirittura conservatrice, e l'inizio appunto di quella di Papa Francesco, che insomma ormai è in modo unanime riconosciuta come un qualcosa di nuovo, un'apertura per vari versi, e che praticamente suscita un'unanime approvazione in tutti i campi e anche in casa radicale. Indubbiamente anche io all'inizio del papato di Francesco ho detto: vabbè, ho smesso di lavorare, cioè è finita il mio ruolo, anche perché lo scontro con la Chiesa, più che altro è uno scontro contro la genuflessione preventiva della politica italiana alla Chiesa. Nel momento in cui il papato si rende conto che è lui, il papa si rende conto che è lui che deve andare incontro ai diritti degli esseri umani e non viceversa gli esseri umani andare incontro ai diktat del Vaticano, allora già scomoda una posizione che è quella insolita di vedere che i temi male affrontati o poco affrontati dalla politica italiana per paura di perdere un voto cattolico che ormai nemmeno esiste più come definizione, e inizia a venir meno. C'è questa cosa che Francesco magari anticipa le tematiche e quindi almeno instaura un dibattito. Che io mi illuda, come magari anche ad altri compagni succede, che questo sia in realtà un ammorbidimento dei dogmi del Vaticano, della religione cattolica, io non mi illudo, ecco. Ci sono lettere anche su Papa Francesco in cui, che ne so, una intitolata Il sadismo della bontà, c'è proprio questa idea che non è tutto oro quel che luccica, nemmeno quando ce n'è tantissimo, come nello stato della città del Vaticano di oro. Ora, questo per dire che va bene la voglia di dialogo, ma sottende ogni volta da parte loro ovviamente non riconoscere, se loro aprono ai diritti civili degli omosessuali, non è che riconoscano l'omosessualità per quello che è, la condannano anzi come magari un peccato, ecco, non è più un reato sotto Francesco, però comunque è una debolezza, una deviazione che va curata in qualche modo attraverso la preghiera, cioè è una concessione quella che fa la Chiesa a che finalmente si esprimano i diritti civili di chiunque li voglia esercitare. A questo punto vale
il discorso tu accennavi prima giustamente alle donne, ben venga semmai un papa che si occupa delle donne quando le donne sono state viste come il male dalla Chiesa Cattolica dalle sue origini in poi, ma senza andare a scomodare Ipazia, voglio dire, le donne in Sant'Agostino, San Paolo sono sempre viste come degli esseri inferiori, esistenti, come una specie di disgrazia, necessarie per far fare figli agli uomini, e questo è quello che c'è sempre stato, l'odio verso la donna, il consesso fatto da soli uomini, per estensione, secondo me non può, il consesso dei vescovi per esempio, il consesso dei chierici in genere, non può decidere per esempio di famiglia, non può un consesso monosessuale come loro decidere di famiglia, eppure da anni, da decenni e da secoli avviene solo questo. In questo, ovviamente tu ovviamente accennavi al fatto che è un pochino il clericalismo, lo fa un po' l'Italia che si genuflette preventivamente, e quindi la classe politica, questa è una cosa insomma che va avanti da tantissimo tempo, sembra un pochino un retaggio magari lì per lì apparentemente della Prima Repubblica, però insomma poi alla fine recentemente ci sono state piccole aperture, adesso mi vengono così in mente, di Berlusconi ai diritti civili e in particolare per quanto riguarda le coppie di fatto, le coppie gay. Tu come commenti questa cosa? Beh, Berlusconi di mosse furbe ne ha fatte in quantità discreta negli ultimi tempi, proprio per non perdere terreno, cioè non dimentichiamoci che fu da Santoro che lui riprese respiro dopo che sembrava quasi morto politicamente, è stato grazie magari ai radicali che lui ha firmato il referendum, che lui si è ridato un tono di liberale della prima ora come aveva tentato di essere nel 94 quando uscì e quando illuse appunto anche i radicali in qualche modo, un'unione che durò pochissimo, però in qualche modo si pensò che lui veramente stesse combattendo per il pensiero liberale, perché oggi fa la stessa cosa con le unioni civili, ovviamente mette il cappello su una cosa che è destinata naturalmente a essere vinta come battaglia, perché i radicali l'hanno iniziata, i radicali l'hanno sostenuta e stiamo tuttora lavorando anche a livello proprio locale, territoriale, a Roma, dove abbiamo il Vaticano appunto, non solo alle nostre spalle ma tutto intorno a noi come quel colonnato che si intravederebbe di là. È questo il fatto, Berlusconi prova a mettere il cappello, ma tanto lo fanno tutti, cioè anche se i 5 Stelle mettono il cappello sulle cose radicali e nessuno gli dice niente, ha fatto una mossa. Ad effetto, insomma. Senti, sono vari i personaggi che compaiono nel tuo libro, ovviamente Marco Pannella è molto presente sia per i riconoscimenti, però anche per appunto alcune tue prese di distanza, adesso appunto abbiamo parlato di Berlusconi, ce n'è una, il rifiuto radicale, in cui appunto tu in qualche modo lo allerti che prenderesti le distanze qualora lui continuasse in qualche modo a credere ancora nell'alternativa politica che Berlusconi offriva. Poi c'è anche Emma Bonino ovviamente, e c'è un appello a Emma Bonino in una lettera del 12-12-12, Emma ripensaci si intitola questa lettera. E poi c'è un altro personaggio che ricorre spesso parlando di donne e di violenza sulle donne, che è Massimo Fagioli, ecco, parlando di malattia mentale. Ecco, come mai questa presenza ricorrente di questo psichiatra famoso, Massimo Fagioli? Beh, perché è il principale indagatore contemporaneo dei rapporti interumani, secondo me. Io ho seguito e seguo l'analisi collettiva di Fagioli da anni, ormai da decenni, e so per certo, almeno mi fido di questa sua certezza sul rapporto uomo-donna principalmente, ma sul rapporto interumano in genere. Laddove lui vede violenza, vede un non rapporto o comunque una malattia, per cui è chiaro che da lì a dire giustamente, secondo me, che la Chiesa è violenta nei confronti della donna quando le nega dei diritti, non ci dimentichiamo la battaglia, perché lì nemmeno ci fu una genuflessione preventiva, ma ci fu proprio un'entrata a gamba tesa sulla legge 40, quando fu proprio il Vaticano a dire ai cattolici: voi non votate questo referendum, fate mancare il quorum. Ecco, questo tipo di violenza, guardata da un punto di vista di un conoscitore della psiche come Massimo Fagioli, va a cadere principalmente contro la donna, e quando lui se ne accorge allora
lo svela, lo rivela, e dal mio punto di vista il suo insegnamento in questo è fondamentale. Rivelare qualcosa che è molto sottile a volte, cioè la violenza, quella psichica soprattutto, non è una cosa tangibile, però vedi una donna che sta male e capisci che c'è un uomo che l'ha violentata psichicamente. Questo che contro cui io mi sono sempre battuto, anche in politica, penso che sia questo uno dei fattori determinanti. Il rapporto uomo-donna vissuto in maniera veramente paritaria, non con le macchiette della donna che vuol fare il soldato o cose che sarebbe meglio lasciasse agli uomini perché sono cretinate che gli uomini vogliono fare e lasciamogliele fare a loro, ma proprio nel senso di parità di pensiero, laddove le donne spesso a livello di pensiero sono pure meglio di noi. Eh sì, con le donne sicuramente in questo, le donne sono molto presenti, sono un leitmotiv molto ricorrente. Io in chiusura di questa intervista vorrei chiedere a Paolo di leggerci una lettera, nella quale, una lettera che è intitolata Uomini senza donne del 27 aprile 2012, in cui secondo me questo libro di lettere dalla prosa insomma passa alla poesia. Poi io l'ho letta, Paolo mi ha detto adesso poco fa che è stata molto, molto divulgata e molto apprezzata anche su internet, quindi insomma in qualche modo ho azzeccato una lettera effettivamente che spicca tra tutte quante le altre. Io chiedo a Paolo di leggercela e in questo modo, chiudendo questa intervista in cui abbiamo parlato del libro di Paolo Izzo, Lettere eretiche. Uomini senza donne. Partire almeno dall'età scolare, quando la famiglia non è sufficiente. Insegnare ai bambini il rispetto delle bambine. Insegnare loro l'amore per le donne. Spiegare loro che la filosofia e la religione hanno sbagliato volutamente, criminalmente, perché hanno sempre detto che la donna è un essere inferiore. Questo bisognerebbe ripetere ai bambini maschi come un mantra. Le donne sono la vita stessa degli uomini, sono la poesia, sono la bellezza e l'intelligenza, sono la conoscenza e la creatività. Questo bisognerebbe curare nella mente umana maschile, infantile e adulta. Si deve amarle sempre le donne, lavorare ogni giorno perché realizzino la loro identità. Anche quando ci rendono folli, anche quando ci rendono la vita apparentemente più complicata, favorire in ogni modo che siano loro stesse, che siano libere, che siano donne. Perché soltanto così possiamo essere uomini. Perché senza donne non esisteremmo nemmeno, non avremmo niente da dire, non avremmo niente da fare. Se continuano a uccidere le donne, gli uomini resteranno soli e scompariranno dalla faccia della terra come un brutto ricordo. Grazie a Paolo Izzo, Lettere Eretiche, Stampa Alternativa. Grazie a voi.